In Italia circa 5 milioni di persone sono impegnate in un'attività di volontariato. È un dato straordinario che dice come una tradizione di impegno sociale sia profondamente radicata nel nostro DNA. In momenti difficili della nostra storia, quando ancora non esistevano i sistemi pubblici di welfare, questa tradizione, che è fondata su anime culturali diversissime, da quella cattolica a quella marxista, ha garantito solidarietà, assistenza e istruzione a chi rimaneva escluso. Eppure, proprio dentro la nostra storia, questa tradizione è stata anche combattuta. Ciò è avvenuto in particolare con la legge Crispi del 1890, che nazionalizzò ben 22.000 opere pie. Erano centinaia, migliaia di ospedali, di case di ricovero, di orfanotrofi. Il presupposto era quello ideologico dell'homo homini lupus, cioè siccome l'uomo è lupo per l'altro uomo, solo quello che è pubblico è morale e quello che è privato è immorale. Ecco, questa ideologia è stata rovesciata dalla Corte Costituzionale. In particolare, la sentenza 396 del 1988 dichiarò illegittima la legge Crispi, fondandosi sull'articolo 38 della Costituzione che dice l'assistenza sociale è libera. È stato così rovesciato il paradigma hobbesiano dell'homo homini lupus e dalla Costituzione è stata valorizzata un'antropologia positiva, quindi non più negativa, ma positiva, che scommette e valorizza la creatività sociale dell'uomo e la sua potenzialità di agire per un bene comune. A quella sentenza ne sono seguite molte altre, dove la Corte Costituzionale ha valorizzato il volontariato come azione positiva e responsabile delle persone. In conclusione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il grande valore del volontariato, che ancora oggi, in molteplici forme e ambiti, integra un fondamentale e insostituibile servizio alla garanzia dei diritti delle persone.